Salve a tutti, buon tutto. Allora, con questo video voglio precisare una cosa. Io oggi ho parlato del cellulare a conchiglia che sono senza internet, che ho comprato mio padre, ma intendevo non quelli di adesso che fanno vedere in televisione, su internet, sui social e tutto, le pubblicità, ma intendevo, sapete quelli di una volta? A conchiglia che si fa solo le telefonate, gli SMS, al massimo gli MMS, che c'hanno Bluetooth, c'hanno Bluetooth, però sono cellulari particolari perché hanno i tasti grandi che servono per le persone anziane. Infatti, se cercate su Amazon o su internet, su Google, cercate cellulare a conchiglia per anziani, poi vi faccio vedere qua un'immagine di un cellulare che ho comprato a mio padre. Che lui si trova benissimo, non c'è internet. Sì, c'è Bluetooth per spostare le foto, insomma, su un altro cellulare o sul computer direttamente, ma non vengono tanto bene le foto. Però vengono. Non sono certo come quelle di uno smartphone. Ecco, in questo intendo che non vengono bene. Quindi, quello che mi contesta tutto su YouTube, perché adesso mi ha contestato sta cosa dicendo lei è disinformata, si deve informare di più, altro che essere tecnologica. Io non so se questa persona ha parenti anziani in casa o in famiglia, non lo so. Però ci sono certe persone anziane che non sanno usare computer, non sono cresciute con la tecnologia. Come i miei genitori, soprattutto mio padre. Mia madre adesso è poco tecnologica, ma una volta era abbastanza tecnologica. Però mio padre non ha studiato informatica, neanche mia madre un pochino, ma poco di informatica. Io invece l'ho studiata per 6 anni, 3 anni alle medie inferiori, 3 anni alle superiori di informatica. E poi mi sto acculturando attraverso internet, attraverso un mio parente, quindi che mi dice le cose, dove devo cercarle, come devo cercarle ogni tanto, quando gli chiedo qualche informazione, oppure me li trovo da sola le informazioni. Però voglio dire a queste persone di non criticarmi senza conoscermi a fondo, senza sapere, senza andare a guardare su Amazon o su Google, come ho detto, i vari e-commerce delle robe, di accessori tecnologici, della tecnologia, insomma, dei cellulari, che non ci sono solo i smartphone a conchiglia, ok? Che ci può essere internet con le varie app, ma ci sono anche quei cellulari per anziani. Se cercate per anziani con tasti grandi e vi compaiono, soprattutto su Amazon, vi comparirà questo cellulare che io ho trovato a mio padre qualche tempo fa. Ecco, che ancora per mettere la batteria si mette, la mettiamo noi a casa quando ci arriva il cellulare. Perché adesso i cellulari di adesso, i smartphone di adesso, non so quelli a conchiglia, se qualcuno ce l'ha me lo dica. Se ancora si cambiano a casa senza andare da un tecnico di cellulari per cambiare la batteria, perché il mio cellulare, questo con cui vi sto facendo il video, che è uno smartphone Huawei P-Smart 2020, questo qui devo andare per forza dal tecnico per cambiare la batteria. Ma ormai se cercate tutti i cellulari adesso che non sono a conchiglia, oppure anche quelli a conchiglia, mi sembra, non lo so, io mi intendo soprattutto di quelli che non sono a conchiglia, come questo che sto usando, che se ci fate caso le batterie non li potete cambiare voi se non avete studiato da tecnico dei cellulari o di smartphone o di tablet, così, perché non è facile. Ci vogliono attrezzi apposta, quindi è meglio andare dal tecnico. Ecco, però ci sono questi cellulari a conchiglia, senza internet, con Bluetooth, che
che si può aggiungere come accessorio gli auricolari oppure gli apparecchi acustici, insomma, con Bluetooth, insomma. Quindi sono cellulari particolari che molti giovani di adesso mi sa che non conoscono o non ci hanno vissuto. Ecco, invece mio padre ci ha vissuto. Non è la prima volta che ha cellulari di questo tipo. Tante volte gliel'ho comprato perché si trova meglio così, che lui gli basta solo per fare più le chiamate che gli SMS o gli MMS. Non è tanto pratico per questo, è giusto che è pratico per chiamare e per rispondere alle chiamate e basta. Ecco, quindi è un po' così, vi ho spiegato un pochino come, che cosa intendevo io per cellulare conchiglia, che è difficile trovarli. Ecco, perché non li vedete subito sui volantini che vi mandano sulla cassetta della posta. Quelli che fanno volantinaggio, che mi mettono dentro la cassetta della posta o sul coso delle pubblicità, ecco, sulla cassettina delle pubblicità. Quindi non è semplice, solo se si cerca bene su internet, che si è un po' tecnologici, allora li potete trovare questi specifici cellulari, se no trovate sempre quelli a conchiglia di adesso. Ecco, che si aprono e c'hanno tutto, internet, sono touchscreen, c'hanno le app tipo Facebook, Instagram che si possono aggiungere, WhatsApp, queste cose. Ok? Quindi non fate confusione che esistono solo quelli di adesso a conchiglia, ci sono anche quegli altri, quell'altro tipo. Imparate a cercare su internet. Su Amazon, imparate a visionare tutti i cellulari, tutti i tipi di cellulari. È un consiglio che vi do. Ciao ciao.